Wrestling. Ciao a tutti, squali e pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 12esimo episodio di Hey Monster. Siamo arrivati già all'episodio 12. Come vi è piaciuto? Come vi è sembrato l'episodio di mercoledì? Non l'ho registrato io, l'avrete notato, l'ha registrato Siete Spacciati, che è un altro Italian Sharks che gestisce com'è il canale. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del suo modo di fare, del suo stile e di quello che fa, di quello che dice, di quanto è imbecille quanto me. Detto questo, in questo episodio voglio fare una duplice cosa. Una cosa utile a tutti i novizi, ai novellini, e una cosa utile a chi mi segue già da un bel po' su questo gioco, per non lasciarvi scontenti, insomma. Allora, cominciamo, quindi dedichiamo sicuramente questo episodio a farvi capire come cazzo si fa il break dei Pokémon. Perché non è possibile, ve l'avrò scritto in 150 milioni di video, avendone fatti solo 942, quindi immaginate quante volte l'ho scritto. Per non parlare di tutta la gente che viene su Telegram e praticamente ogni giorno mi chiede: Mami, come si fa il green dei Pokémon? Mami, mi sono bloccato a quella cazzo di questo, non riesco ad andare avanti. E ragazzi, ok che non conoscete l'inglese, ma conosciatelo un po', che caspita. Detto questo, non vi preoccupate, dopo questo video saprete fare il break di tutti i Pokémon del mondo. E se riesco vado a recuperare in qualche video... Qualcuno di voi mi ha scritto la scala completa di tutti i livelli di break dei Pokémon e quindi vi do anche quella scala completa. Detto questo, cominciamo il nostro video. Allora, aspettate un attimo che mi devo organizzare, il mio programma di registrazione si sta impallando. Ok ragazzi, allora ho trovato la scala completa di break, però non ve la do ora, ve la do dopo che vi ho spiegato come fare i break, perché se no non ha senso. Allora, la cosa in cui vi troverete, oltre a prendere tanti gift, altri 15 minuti, buono. Allora, vi troverete ad un certo punto una quest che vi dirà di portare un Pokémon, due Pokémon, quello che è a green più uno. Allora, innanzitutto green significa verde, quindi troverete anche delle altre quest in cui vi chiederanno dei Pokémon a blu, eccetera eccetera. Ragazzi, i colori sono i colori, è la base in inglese, sono i colori, quindi ricordate, quando vedete un colore con qualche più uno o più qualcosa o anche senza i più, quindi vi chiedono di cambiare il colore del Pokémon che voi dite ma che cazzo significa, oppure vi dice semplicemente di fare il break dei Pokémon, sapete che dovete guardare sto video, perché si fa in questo modo. Allora, io vi voglio far notare una cosa. Io ho diverse tipologie di Pokémon. Guardate qui nella mia squadra, io ho questo Scizor. Se voi vedete il quadratino che sta sulla sinistra, è un quadratino bianco, perché siamo... questo Pokémon non è breccato, è un Pokémon livello merda, cioè è proprio niente di niente, ok? Quindi è un Pokémon base. Mentre questo Pikachu, che potete vedere sempre sulla sinistra, ha lo sfondo azzurro. Quando hanno lo sfondo azzurro, ragazzi, vuol dire che sono almeno di tipo blu. Quindi sono breccati di tipo almeno blu. Mentre se vi faccio vedere Bellossom, ha lo sfondo azzurro, quindi vale la regola che è almeno di tipo... cioè è almeno potenziato, breccato fino al livello blu. Però se voi leggete il nome qui sotto al Pokémon, vi dice che è un blu più 2, perché c'è scritto Bellossom più 2. Ok? Vi faccio un altro esempio ancora. Prendo Charmeleon. Charmeleon, per esempio, che tipo sarà? Cioè, che blu sarà? Sarà un blu più 1, perché c'ha la scritta più 1 vicino al suo nome. Quindi, sapendo queste cose, diventa facile. Vedete anche Pinsir. C'ho anche il Gyarados potenziato. Questo è un Gyarados, è un blu normale. È molto facile distinguere i Pokémon di che tipo sono, quanto sono breccati. Quindi, basta vedere lo sfondo della loro immaginetta e poi vedete vicino al nome il valore, il numero che c'è. E quindi così capite a che livello è. Detto questo, io prendo un Pokémon che mi piace. Allora, a sto punto mi prendo Entei, perché comunque è un leggendario, è sempre buono potenziarlo. Portiamo, per esempio, Entei a break green più 1. Ok, non voglio esagerare. Allora, per fare il break, io devo andare sul Pokémon, quindi nel breed.
Breed, non è break, ragazzi. Quindi andate sul breed. Breed sarebbe, se non dico cazzate, gli date da mangiare. No, quello è feed. Vabbè, voi entrate nel breed, insomma, ok? Perché vi deve comparire questa squadra, cioè questa schermata, dove ci stanno questi pulsanti qui, che non ci interessano. Dovete vedere i pulsanti sulla destra. Possiamo vedere il suo moveset, possiamo vedere i suoi valori, possiamo vedere il break, che è quello che ci interessa, e ora vi spiego come leggerlo. Poi possiamo vedere l'evoluzione, in questo caso non ne ha, e la forza. Allora, in questo caso noi andiamo su break, perché dobbiamo fare il potenziamento. Vi faccio vedere questa cosa. In questa schermata, quindi in alto a destra del vostro Pokémon, vi dice Entei con la scritta bianca, poi ci sono dei valori, quindi in corrispondenza di HP, attacco, eccetera, poi ci sono delle frecce e ci sono altre colonne, Entei con la scritta verde. Significa che se fate questo potenziamento portate Entei dal grado bianco al grado verde. Ok? Fin qui dovrebbe essere semplice. Nell'ultima colonna tutta a destra vi dà dei valori con il più. I valori con il più vi spiegano quanto di quella caratteristica vi sta aumentando il break. Ok? Quindi il break, che chiamiamolo potenziamento, chiamiamolo upgrade, chiamiamolo come ci pare, quello è, vi fa un potenziamento delle statistiche, di tutte le statistiche del Pokémon, e ve le potenzia molto di più rispetto ad altri potenziamenti. Quindi è sempre buono, è sempre utile farlo. Per esempio, di HP passiamo da un valore di 287 al valore 311, portandolo come break verde, ok? Quindi come break green, che sono 24 punti. Per fare il break, in basso vi dice che cosa ci vogliono. Queste immaginette che vi dà, quindi in questo abbiamo un'immaginetta di Pichu, scusate, ho cliccato, è un'immaginetta di Charmander. Sono degli artbook, quindi non sono Pokémon, sono degli oggetti che voi prendete sconfiggendo gli allenatori. Però potreste non averne abbastanza, e quindi il break non ve lo fa fare. Tipo, io in questo caso, se notate, vicino all'immaginetta di Pichu, in basso, c'è scritto 2 di 1. Significa che io ho 2 artbook di Pichu e me ne serve uno. Quindi il requirement, quindi diciamo la richiesta, gli oggetti necessari, li soddisfo. Mentre se vado su Charmander mi dice 0 in rosso, quindi si vede, porca paletta, di 1, significa che io ho 0 artbook di Charmander e me ne serve uno. Quindi se io provo a fare break, mi dice item Charmander artbook lack 1 per, significa che mi manca un artbook di Charmander. Ma voglio dire, ragazzi, senza saper l'inglese, vedete qui, se c'è scritto 0 di 1, vuol dire che dovete averne uno, quindi è semplice. In questo caso cosa fare? È molto semplice, non avete bisogno di andare in giro a cercare quali allenatori per miracolo di Cristo sceso in terra con tutti gli angeli e la corte celeste vi dà quell'artbook. No, voi cliccate su Charmander e vi compare questa schermata. Sulla destra vi dice Charmander Artbook Getting Path, che significa, per avere l'artbook di Charmander vi fa vedere tutte le route in cui potrete trovare degli allenatori che vi danno quell'artbook lì. Quindi è molto semplice, ovviamente tutte le route che voi avete già sbloccato, perché la route 1 generalmente voi l'avete sbloccata. Non vi farà mai vedere una route 13 se non ci siete arrivati e se magari comunque vi dà quell'artbook, ok? Quindi vi fa vedere tutti i posti in cui potete trovare quegli allenatori che vi danno quell'artbook. Se voi cliccate semplicemente su uno di queste route, quindi in questo caso clicco su route 1, mi fa vedere un elenco di allenatori in basso che voi potete scorrere con le frecce a destra e a sinistra. In questo caso sono solo 5, per cui non posso scorrere. Però voi non scorrete perché non vi serve. Se notate, vi faccio vedere una cosa che probabilmente non avete notato. Se io vado qui, di nuovo, dove mi fa vedere il Getting Path, quindi dove andare a prendere l'artbook, mi dice Route 1, sì, ma c'è un allenatore in particolare che mi dà quell'artbook, che si chiama Camper Queen. Quindi voi, quando cliccate qui, vi fa vedere tutti gli allenatori in basso, c'è l'Adborg, c'è Camper Queen, c'è l'Asclair, eccetera, eccetera. A noi ci serve Camper Queen, ok? Tra l'altro, se notate, Camper Queen ve l'ha già autoselezionato. Infatti, in alto a destra, vedete nella drop list che c'è l'artbook di Charmander, quindi automaticamente il gioco vi seleziona l'allenatore di cui avete bisogno. Ora,
Che cosa fare per poter avere questo artbook? Dovete raidare l'allenatore, quindi praticamente farete un combattimento automatico dove voi non giocate, ma il gioco vi fa combattere con l'allenatore e matematicamente vi fa vincere. Quindi automaticamente avrete degli oggetti tra questi. Tenete conto che questi non sono gli oggetti che sicuramente avete, ma sono degli oggetti che potreste avere, quindi c'è una percentuale di ottenere uno di questi oggetti. Sappiate che ogni volta che cliccate Raid, vi consuma 6 di energia, che sono questi tipo dollari verdi che sono in alto. Se cliccate Raid 10 times, vi farà 10 volte di fila il Raid, quindi vi consumerà 60 di energia, quindi state attenti. In questo caso noi abbiamo bisogno solo di un artbook, quindi non ce ne fate un cazzo, facciamo un solo Raid e speriamo di avere subito Charmander. Ok, abbiamo avuto subito Charmander, siamo stati culi rotti, quindi a questo punto non ci serve fare Raid again e clicchiamo su Ok. Ora, se chiudiamo, come potete notare, oltre che c'è un pallino rosso sul pulsante break che ci dice che possiamo fare il break, qui non abbiamo più 0 di 1 ma 1 di 1, quindi possiamo cliccare break e il nostro Entei, guardate un po' il nome, diventa Entei di tipo verde. Ora noi possiamo proseguire a fare questo potenziamento, come vi ho detto prima, dobbiamo portare Entei a green più 1, perché la maggior parte di voi si trova in difficoltà proprio a portare i Pokémon di tipo green più 1. In questo caso, per portare Entei a green più 1 abbiamo bisogno di 4 tipi di artbook. Abbiamo bisogno dell'artbook di tipo Koffing, l'artbook Bellsprout, l'artbook questo qua come si chiama, Cyndaquil. Poi abbiamo bisogno dell'artbook Ghastly. Se notate, io l'unico artbook dei 4 che ho è quello Cyndaquil, mentre gli altri 3 non ce li ho proprio. Quindi che faccio? Come vi ho detto prima, ve lo faccio rivedere apposta ragazzi, cliccate su Koffing, ci dice che Led Lewis di Route 2 ce lo dà, quindi vado lì. Led Lewis ce l'ho selezionato, verifico che in alto a destra c'è Koffing tra il drop list e faccio Raid. Se siamo fortunati ce lo dà subito, non ce l'ha dato, quindi faccio Raid again. Non ce l'ha dato, quindi faccio Raid again. Non ce l'ha dato, mo mi incazzo, faccio Raid again. Mo mi incazzo, Raid again. Mo mi incazzo, Raid again. Mo mi incazzo, ok, ce l'ha dato. Iniziate a sclerare un po', prima o poi ve li dà. Cioè ragazzi, sono artbook semplici. A questo punto Koffing ce l'abbiamo. Dobbiamo andarci a prendere Bellsprout. Ce lo dà Camper Bryon di Route 2. Quindi andiamo su Camper Bryon, verifichiamo che c'è Bellsprout e facciamo Raid. Raid again. Ride again, farò una canzone. Oh, intanto sono anche avanzato di livello, perché è il modo migliore per avanzare di livello questo, ragazzi. Quando arriverete a livello 28 circa, che vi chiede di fare il livello 27, che vi chiede di fare il 29 per andare avanti nelle route, è il modo migliore per fare per avanzare di livello sono proprio gli artbook. Ride again, ho bisogno di un Bellsprout. Cazzo, che porca di quella paletta zozza, ma quante oh, ce l'abbiamo. Vedete, la bestemmia serve, perché se non bestemmiate il gioco se ne accorge che state tranquilli, vuol dire che avete energie da buttare e quindi non ve lo fa trovare. Invece voi bestemmiate, gli fate capire chi comanda. Ultimo artbook di cui abbiamo bisogno, poi se ne è andata completamente la voce, è l'Asgina di Route 3. Quindi cliccate qui, verificate che in alto a destra ci sia Ghastly. In questo caso siamo fortunati, ci darà o Ghastly o Cyndaquil o tutti e due, però noi abbiamo bisogno solo di Ghastly. Che culo, ce li ha dati tutti e due, ma quanto sono sculato. E quindi clicchiamo su ok. A questo punto è comparso di nuovo il puntino rosso, questo significa che possiamo portare il nostro Entei da livello merda a livello merda più uno. E quindi clicchiamo su break, è la nostra power. Il nostro Entei avanza. Vi faccio notare una cosa, però non lo porterò, che noi potremmo portare Entei a livello blu, perché dopo il livello green più 1 si passa a livello blu. Allora, la scala è questa qui, ve la leggo, me l'avete detta su YouTube, in particolare me l'ha detta Eren753 con l'aiuto di Armando Coccia, che ha fatto una piccola correzione. La scala è questa qui ragazzi. Bianco, aspettate, ma sta registrando. Ah, porca paletta, sì. Ok, bianco, che sarebbe il punto di partenza. Poi c'è verde, che sarebbe il green. Poi c'è verde più 1, green più 1. Poi c'è blu, che si scrive anche così in inglese, quindi tranquilli. E poi c'è blu più 1 e blu più 2. Poi c'è viola, che si dovrebbe dire violet o fucsia, non lo so, non ci sono mai arrivato. E del viola c'è l'1, il 2 e il 3. Dopodiché c'è l'arancione, quindi dovrebbe essere orange.
L'arancione, oltre ad avere l'orange normale, ci abbiamo orange più 1, orange più 2, orange più 3 e orange più 4. L'orange più 4 è il massimo in assoluto. Calcolate una cosa, che man mano che andate avanti, voi avrete bisogno di artbook più complessi. Fino all'artbook di tipo blu, se non erro, si riescono a trovare, ma già gli artbook di tipo viola li dovete costruire trovando degli artbook di tipo blu e mettendoli insieme. Quindi diventerà molto famoso e molto complicato portare dei Pokémon ad arancione. Tipo, mi dicevate che per avere un artbook di tipo viola ci vogliono 50 pezzi di uno blu, penso, mentre per fare un artbook di tipo arancio ci vogliono 100 pezzi. Calcolate che questo ragazzo, Armando Coccia, è riuscito a portare al massimo in un server cinese, non so come cazzo faccia a parlare quella lingua, un Pokémon ad arancio più 2. Quindi è molto complicato avanzare, però già avere dei Pokémon di tipo viola è abbastanza semplice. Calcolate che gli artbook verdi sono i più facili da trovare, poi iniziano ad essere artbook di tipo più avanzato. Vi faccio vedere per esempio Bellossom. Se voi andate su Bellossom, vedete, sono tutti artbook di tipo blu. Per portarlo a viola io ho bisogno di questi artbook blu. Per fare un artbook blu, che io non ne ho manco uno, per esempio questo qui, l'artbook di tipo Dewgong, noi abbiamo bisogno di 10 pezzi, 10 pezzi di artbook blu. I 10 pezzi di artbook blu, se voi cliccate qui, ve li danno nella Route 5 l'Elite Trainer Eric, ok? E quindi se voi andate qua vi fa vedere che prendete dei pezzi di artbook. Quindi dovete farmare 10 pezzi per avere un artbook di tipo blu e pregare, insomma, di riuscire a prenderli subito prima che si consumino le vostre energie. Non è semplice, non è semplice, ma si può fare. Detto questo, ragazzi, io ho fatto un bordello di tempo di registrazione, siamo quasi a 15-16 minuti, ho una quest da completare. Ah, vi voglio dire una cosa molto importante, ne approfitto visto che siamo in questo video. Finite le quest giornaliere il più possibile, non tanto per i soldi, ma quanto per queste casse verdi. Perché se vedete, se usate la capsula per esempio 5 volte vi dà una cassa verde. Se comprate dei coin, lasciate perdere questa. Se sfidate qualsiasi opponent nel Battle Center almeno 2 volte vi dà una cassa verde. Se andate a fare almeno un allenatore nella Victory Road vi dà una cassa verde. Se andate nel Miracle Exchange, che è un pochino più difficile, però potrebbe capitare, quindi li mettete dei Pokémon qui e se lo usate vi dà una cassa verde. Queste sono tutte queste giornaliere. Le casse verdi vi permettono di avere questa roba qua, vi faccio vedere, le raw capsule. Le raw capsule che bisogna ricercarle, dopodiché dopo un po' di ore si possono sbloccare. Le raw capsule vi danno delle abilità, non so ancora come cazzo funzionano, penso che lo faremo vedere in qualche video, ma per oggi direi che è tutto. Vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia stato utile. Se ti è piaciuto il video lascia un like, commenta, ma soprattutto condividilo con i tuoi amici per sostenere la serie e per sostenere il canale. E se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag BrickBreakOP. BreakOP, hashtag BreakOP, perché finalmente tutti su YouTube sapranno fare il break dei Pokémon. E non mi venite a chiederlo che sta il video, v'ammazzo. Ok, guardatevi sto video. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!